Buongiorno, bentrovati al salotto acquatico di Swim Biz. Sono qui a Piombino, campionati europei junior, con un esordiente. Lo chiamavano Toco. Esatto. Toco nel senso di Toco. Ho esordito 30 anni fa. Noi ci conosciamo da un'epoca. Da 30 anni. Da 30 anni circa, quando tu insomma... Non sapevo nuotare. Quasi. E ti battevano pure le fanciulle, ricordi? Sì, tutti mi battevano, ma meglio così. Meglio così, è stato più bello. Certo. E poi hanno scoperto che buttandoti a mare, come si dice proprio questo, ce lo buttiamo a mare. Magari cammina. Magari cammina. Esatto, Toco Rubaudo, esatto. Che oggi voglio dire, è un dirigente di peso e di consistenza, perdonami, perché? Perché peso 90 kg. No, vabbè, ma stai in forma, a parte i 90 kg, anche perché sei bello alto. Ma sei di sostanza, perché Rio deve ringraziare anche questo signore. Sì, dai, Rio Azzurra. Sì, Rio Azzurra, Rio Azzurra, la FIN soprattutto. Perché la poi... FIN, gli Azzurri, esatto. Perché insomma, no, Santos perché... sono andati grazie a te. Sì, Santos e poi la logistica a Rio, insomma, ho dato una mano. Conoscendo il posto, conoscendo la lingua, era come stare a casa. Tu stai studiando, insomma, facendo il team manager. Stai studiando? Sto studiando, dai, ci vuole... Il brasiliano lo parla, il esatto, portoghese. Esatto, portoghese lo parlo, ci vogliono ancora... L'italiano, dai, il piombinese, anche. Perché sei residente a Piombino. Mi sono iscritto a un corso di giapponese, così mi trovo pronto per il 2020. Per Tokyo, esatto, chi ha orecchie, esatto. Per intendere. Esatto, esatto. Senti, andiamo sulla ciccia delle cose. È il fondo, ragazzi. Cioè. È una stagione irripetibile. Cioè, il prossimo anno non so cosa devo inventarmi, perché veramente. Ti devi buttare in acqua. Esatto, no, non so cosa devo fare. Però dai, no, benissimo, tutti. C'è uno staff eccezionale, partendo da Massimo, Fabrizio Antonelli, Sacchi, Marinelli, Menoni, cioè poi chi segue la Coppa Len, tutti. Che è il commissario, esatto. Facciamo Valerio Fusco, che praticamente fa un po', diciamo, da reggente, da insomma. Ma qual è il segreto poi di tutto? Ma è un'amalgama particolare. Andare d'accordo. Sì. Anche perché... parlarsi sempre, dirsi le cose in faccia anche se sono dure, e poi diciamo uscite da una stanza. Siamo più amici di prima e andare avanti. Perché ho detto che c'è una differenza, ieri ho scritto un pezzo, dicevo che c'è una differenza sostanziale con il nuoto in piscina, perché qui si è abituati a soffrire in un modo particolare, perché in mare, insomma, in mare dove ci va? Vabbè, qua devono essere abituati a entrare in acqua e magari essere punti da medusa e dover ancora partire per la gara, cioè praticamente partire con una difficoltà già sulle spalle. E magari in piscina queste difficoltà non ci sono, allora è necessario comunque essere calmi, andare d'accordo, seguire le regole, insomma, come anche nel nuoto è così. Però qua secondo me è un po' come la maratona, no? La gara finché non si tocca non è mai finita. Guarda 10 km maschile a Rio, che doveva vincere l'australiano, poi Melluli, poi l'americano. Era quella gara lì dove uno parte e ne va via, poi insomma un pazzo, sì. Però come i tuffatori, sono un po' pazzi. Sì, questi, sì, questi per fare fondo qualche rotella in meno. in più. Sì, in più, diciamo. Però invece in meno, sai perché in meno? Perché vuol dire che sei più fantasioso, sei meno schematico. Allora ti tolgono qualche rotella e ti scateni di più. È un fatto di filosofia, fuori dagli schemi, schematismi. Qua parti e trovi un mare normale, poi dall'altra parte ti arriva l'onda, esatto. Qui ho visto che all'arrivo c'erano un po' di meduse, sono contento, così iniziano ad abituarsi già da piccoli e magari quando hanno 20 anni non si vengono a lamentare, ma c'era la meduta, non c'era la meduta. Ho capito, beh. Però qua siamo partiti subito, un oro e un bronzo donne, esatto, ragazzi... un argento e un bronzo maschi, e vabbè, speriamo di continuare così. Quest'anno è andato benissimo, dagli europei assoluti alle olimpiadi ai mondiali junior. Europei Junior stanno andando bene, la Coppa Len, poi faremo la Comen. Ti ho detto, uno staff eccezionale, una squadra eccezionale, è uno sport eccezionale, è una federazione mega galattica. Domani ci sono le elezioni e poi vediamo, insomma. Ci sei? Sì, sì, ci sono. È un altro grande evento, esatto. Il grande evento della, esatto, stagione. E non diciamo, diciamo altro. Perché è evidente che non diciamo altro. Ci vediamo a Roma. Esatto. Intanto proseguiamo con Piombino, che mi pare. Grazie Swim Biz, vi grazie. Voglio bene. Anche noi tanto a te. Alla prossima, ciao.